Siamo arrivati alla terza tappa del nostro viaggio, Centro Accessori. Un viaggio che noi facciamo in macchina nella provincia di Macerata, in una macchina come questa, una specie un po' più. Questa è una macchina futurista, stile futurista, e noi è di questo che stiamo parlando, del vostro futuro, una faccenda piuttosto spinosa. E siamo in queste aziende per fare le nostre solite domande che vi riguardano in prima persona. Venite, andiamo, guarda. Ciao! Ciao! Siamo venuti un po' a disturbare a fare delle domande per conto dei ragazzi che riguardano un po' le loro scelte future, il loro futuro. Come ti chiami? Ciao, io sono Chiara Iangilla e sono la responsabile di produzione. Perfetto, Chiara. Guarda, noi facciamo delle domande, facciamo le solite domande che le aziende fanno ai colloqui di lavoro, noi le abbiamo rigirate. Sono i ragazzi che fanno domande alle aziende. Tu lavori in questa azienda, quindi sei accreditata per risponderci. La domanda che mi viene in mente è questa: scorrendo nel vostro sito, prima di venire qua mi sono un po' informato per capire che fate, che tipo di azienda è, ho letto una cosa che mi ha colpito. Voi dichiarate di avere ossessione per la qualità del servizio e l'innovazione. Sì, insomma, noi cerchiamo sempre di avere la perfezione in quello che facciamo per cercare di avere una qualità assoluta per soddisfare i clienti, anche per una ricerca anche personale dell'azienda, per essere sempre innovativi e con un occhio verso il futuro. Senti, allora mi viene da farti questa domanda: quali sono i punti di forza e di debolezza di questa azienda? In un territorio come il nostro, in questo settore che è già avviato, mi sentirei di dire che forse l'unico punto debole è la nostra giovane età. Siamo una squadra giovane, e però potrebbe essere, sicuramente sarà il nostro punto di forza, in quanto essendo molto giovani siamo proiettati verso il futuro e vogliamo sempre essere alla ricerca di nuove scoperte, nuove innovazioni e via di genere. Quindi il punto di debolezza e di forza coincidono in questa propensione verso il futuro. Sì. Quindi questo è proprio balsamo per le orecchie dei ragazzi che ci stanno seguendo. Grazie Chiara, ti lascio il tuo lavoro. Grazie a voi. E allora buon viaggio verso il futuro. Possiamo disturbare un attimo? Come si chiami? Matteo Renzi, nome proprio. Ascoltami Matteo, di cosa ti occupi in azienda? Principalmente progettazione e sviluppo. Progettazione e sviluppo, benissimo. Io ho un po' girato nel sito vostro prima di venire qua e mi ha colpito una cosa che diceva propensione all'internazionalità. Ho letto che ci sono anche molte sedi, molte sì. Quindi oltre ad essere molto legati al territorio, ma avete anche questo sguardo internazionale. Questo può essere molto interessante per i ragazzi che ci stanno seguendo. E quindi la mia domanda è questa: perché un ragazzo appena diplomato o durante gli studi della laurea o dopo la laurea, perché dovrebbe scegliere di venire a lavorare in questa azienda? È un'azienda giovane, innovativa, in continua crescita. È un'azienda dove ogni giorno ti rende partecipe di tutti i nuovi lavori che arrivano, i nuovi progetti, quindi è un'azienda dove non ti stanchi mai, ecco, c'è sempre qualcosa di nuovo ogni giorno. I giovani sono il nostro futuro, quindi ben vengono. Quindi il tuo è proprio un invito, insomma. Sì. Quindi questa azienda ha anche effettivamente bisogno di nuove energie. Sì, ha bisogno di nuove energie, giovani, e ha voglia comunque sia di, come posso dire, aiutarli nella loro crescita. Quindi
con stage e tutto quanto. Quindi in questa azienda si lavora e nello stesso tempo si fa formazione, si cresce? Sì, siamo disponibili anche a quello. Questa è una bella notizia, no? Che vi riguarda in prima persona, un'azienda che vi permette di lavorare, crescere, girare semmai il mondo nella loro propensione all'internazionalità. Oh, ma che volete di più? Matteo, grazie, ti lasciamo il tuo lavoro e niente, in bocca al lupo. Allora. Grazie anche a voi. Ciao. Facciamo la nostra terza ed ultima domanda, c'è un ragazzo lì su una macchina, ora ci faremo spiegare anche a che cosa serve. Ciao. 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 Come ti chiami? Allora, piacere, Leonardo. Leonardo, nome impegnativo, Matteo Renzi prima, Leonardo, questa è un'azienda proprio. Basta. Ascoltami, su che macchina stai lavorando? Allora, questo è un laser di nuova generazione, su cui noi facciamo principalmente laser a incisione e laser superficiale. La differenza è che il laser superficiale è un laser su una superficie liscia ovviamente, in cui il laser rimane liscio, quindi non c'è una profondità, il laser rimane così com'è. Mentre rispetto a quell'incisione va in profondità rispetto alla superficie che trova, quindi adesso ci sono dei vari accessori in cui possiamo andare molto più in profondità, quindi magari andare da parte a parte oppure semplicemente delle leggere incisioni di 1 o 2 mm al massimo. Quindi una personalizzazione proprio ad hoc, stretta sulle esigenze del vostro cliente. Sì, assolutamente. Ascoltami Leonardo, io nel vedere il sito della vostra azienda mi ha colpito che questa azienda è parte nel 1973. Forse tu non hai neanche nato, no forse, sicuramente. Sicuramente. Quindi io voglio fare proprio a te questa domanda. Questa azienda che viene da quindi un bellissimo e lunghissimo passato, tutti i tuoi colleghi mi hanno detto che è proiettata verso il futuro, sì. Quindi tu, per un ragazzo che può essere interessato ad avvicinarsi a questa azienda, tu questa azienda tra 5 anni come la vedi? Allora, personalmente non saprei dare una corretta definizione del vedermi qui tra 5 anni o per vedere come questa azienda andrà tra 5 anni, però c'è da dire che questo a causa anche di vari fattori esterni che noi purtroppo non possiamo prevedere. Però d'altro canto penso che se una persona come me, un qualsiasi ragazzo come me o anche persona adulta lavori con una certa parsimonia, con un certo modo, con una costante voglia di crescere, di imparare e soprattutto di adattarsi a cose nuove, penso che lavorando così si è sempre sulla buona strada, quindi si prospetta che in futuro il futuro sarà sempre migliore. Inoltre poi lavorando, riuscendo sempre ad imparare cose nuove, possiamo anche riuscire a accontentare i nuovi brand che magari fanno richieste in base anche allo sviluppo dei vari accessori che si vanno a creare, eccetera eccetera. E quindi mi auguro che le cose, lavorando così come stiamo lavorando noi, possano essere sempre migliori con il passare degli anni. Benissimo, grazie Leonardo, ti lascio al tuo lavoro, al tuo laser e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. La terza tappa del nostro viaggio finisce qui al centro accessori e come sempre cerchiamo di sintetizzare il viaggio che abbiamo fatto. Centro accessori è coniugare esperienza, tradizione, ricerca, originalità. La loro ossessione è assicurare con competenza e servizi su misura ogni richiesta immaginabile.